Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Just Drive. Oggi vi parlo di un mito americano, la Ford Mustang Fastback. Andiamo a dare un'occhiata agli esterni e poi andiamo a vedere come tutti i dettagli stilistici riescono comunque a rendere la macchina più moderna ma senza perdere il suo look inconfondibile. Come potete vedere, come da tradizione, la macchina è tutto cofano, il cofano è stato ribassato e spiccano le due prese d'aria sul vano motore. I fari sono a LED e donano all'auto uno sguardo grintoso, bello il dettaglio della firma luminosa con la forma delle iconiche tre linee. Super cattivo il frontale e ovviamente non può mancare lo stallone cromato al centro della calandra nera. Molto bello anche lo splitter che possiamo vedere in plastica rigida, splitter che sembra poi proseguire con le minigonne laterali. Molto bello il disegno dei cerchi a stella 19 pollici cromati. Questo disegno permette di far entrare molta aria all'interno delle ruote che va poi a raffreddare l'impianto frenante. Impianto frenante a 4 pompanti. Vista lateralmente si nota l'incredibile profilo della Mustang, con il cofano e il passo molto lunghi e la coda corta. Spostiamoci adesso sul posteriore che è stato rimodellato nel paraurti, possiamo vedere questo nuovo estrattore dal quale spuntano questi 4 cannoni. I 4 scarichi sono un optional, infatti l'auto di serie ha solo 2 scarichi. Molto belli anche i fari con questo look molto moderno che però comunque strizza l'occhio al passato. Spostiamoci adesso all'interno e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità degli interni. Si vede che in Ford hanno lavorato molto per colpire i gusti sofisticati di noi europei. Infatti lo si nota dalla qualità dei materiali, degli assemblaggi e dei vari inserti in alluminio che arricchiscono la qualità percepita a bordo. Mi sono innamorato dei sedili, che più che sedili sono poltrone. Sono comodissimi e in questo caso vi è la regolazione elettrica che vi permette anche di regolare la zona lombare. Il materiale utilizzato è pelle traforata e vi è la possibilità di avere aria calda e fredda che esce dai sedili, cosa molto gradita considerando i 40 gradi che ci sono a Milano in questi giorni. Il volante mi piace anche se avrei messo qualche tasto in meno. Il tasto che però mi piace tantissimo è il tasto con il logo della Mustang che vi permette di andare a modificare tante impostazioni dell'auto. Diamo adesso un'occhiata a cosa c'è sotto il cofano. Credo che i più attenti tra di voi abbiano già intuito quale tipo di propulsore abbiamo su questa vettura. Infatti questa Mustang è equipaggiata con il 2.3 EcoBoost a 290 cavalli e 440 Nm di coppia, che scatta sullo 0-100 in 6,7 secondi. L'altra alternativa, quella più famosa, è il 5000 V8 da 450 cavalli. Diciamo che in Italia quest'auto è la scelta più indicata per coloro che non vogliono magari pagare tutti quei cavalli di superbollo. Adesso che abbiamo visto quanto è bella fuori, quanto è bella dentro, non resta altro che andare a scoprire come si comporta su strada. Percepire la storia e l'iconicità di quest'auto.
cosa che secondo me fa un po' più discutere gli appassionati, ovvero il motore. Come vi ho detto, sulla Mustang che ho in prova è equipaggiato il 2.3 EcoBoost, che è un motore docile, ok? È un motore che ha un'erogazione molto morbida, progressiva, non è mai violento nell'erogazione con i suoi 290 cavalli, anche perché vi ricordo che la Mustang pesa circa 1700 kg, quindi comunque questo motore deve trainare un peso non proprio indifferente. Quello che però ho capito guidando quest'auto è che questo motore è appunto pensato per vedere la Mustang proprio come un'auto da viaggio, un'auto con cui uno può fare tantissimi chilometri, appunto magari in America. Diciamo che in America se ne sbattono del 2-3 in quanto la benzina costa molto meno e non hanno il super bollo, però anche se uno volesse farsi un tour dell'Italia, un tour dell'Europa, con la Mustang, con questo motore, ha la possibilità appunto di consumare meno rispetto al 5000 V, all'acquisto appunto costa meno, non c'è il super bollo, è inferiore in quanto uno è 450 cavalli, l'altra è 290, quindi si risparmia anche di super bollo e ovviamente i consumi sono, come vi ho detto, ridotti. È un motore appunto che non è mai violento se non nelle prime due marce, in quanto comunque lo 0-100 non è male, è sotto i 7 secondi. Però poi anche quando si va a schiacciare a velocità più alte, il motore non è mai troppo brusco, sempre molto progressivo, molto tranquillo e va bene appunto per farsi dei giri magari panoramici in cui non si vuole andare a fare il tempo sul giro, magari si vuole avere un ritmo allegro ma mai troppo esagerato. Che mi è piaciuto davvero molto. È un cambio con una leva bella corta, è molto duro, quindi fa molto muscle car, è proprio come me lo aspettavo di trovare su una macchina del genere, e mi ricorda un po' i cambi di certe auto giapponesi. Adesso non voglio fare nomi, però è un cambio molto preciso, molto bello da usare e mi ci sono divertito in queste due settimane con la Mustang. Quando si vuole un po' tirare il collo al 2.3 EcoBoost, lo sterzo diventa più pesante, più sportivo, più comunicativo e il feeling devo dire che mi piace. Come vi ho detto, la Mustang non è proprio un peso piuma. Su quest'auto l'impianto frenante è quello a 4 pompanti, non ci sono i 6 pompanti che troviamo sul 5000 V, che appunto è ancora più pesante, ma devo dire che sono rimasto comunque piacevolmente sorpreso dalla risposta dei freni, che riescono ad arrestare i 1700 kg della Mustang con facilità. Ovviamente non ho mai portato la macchina a ritmi troppo stressanti, in quanto non è una macchina appunto, come vi ho detto, che vi mettete a fare staccatone o magari pezzi molto molto tirati, però nei momenti in cui mi sono trovato a dover frenare bruscamente, la macchina ha sempre risposto molto bene. Un optional interessante della Mustang è quello dell'assetto MagneRide, che permette di avere un alto livello di comfort anche coi cerchi a 19 e allo stesso tempo una buona sportività quando si va ad alzare il ritmo. Quest'auto ha tante piccole chicche che mi piacciono molto, tanti optional, però l'optional che preferisco sopra tutti è quello dello scarico. Lo scarico con la valvola è eccezionale. Adesso c'è un piccolo tunnel, ve lo faccio un attimo sentire come canta. Ragazzi, lo scarico è incredibile, veramente. Per lo scarico si può selezionare la modalità dello scarico appositamente, quindi si può scegliere tra silenziosa, normale, sport e circuito, e la differenza si sente davvero molto in quanto ci sono le valvole che si vanno a chiudere. Quando si imposta la modalità silenziosa la macchina, il suono proprio scompare. Quando però si mette la modalità sport e circuito, ragazzi, il 2.3 ha una voce con questo scarico niente male, ma non solo in termini di tonalità del suono, proprio in termini decibel. Detto brutalmente, ragazzi, fa un casino pazzesco.
E l'ho usata per 2 settimane, ma poi quando sei in città che tutti i suoni rimbombano e si schiaccia l'acceleratore, magari in seconda, ragazzi, si giravano tutti e secondo me nessuno ha pensato che ci fosse un 2.3 EcoBoost sotto il cofano. E credo che questo sia un complimento a chi ha realizzato le geometrie dello scarico di quest'auto. Dinamicamente parlando, quando si prova ad andare forte in un tratto misto si sente comunque il peso della vettura, soprattutto in curva durante gli spostamenti di carico, però diciamo che l'auto rimane precisa in inserimento e dimostra di avere un buon handling nonostante si avvertono appunto beccheggio e rollio. La cosa che mi ha sorpreso appunto della Mustang, come vi ho già accennato, è che mi aspettavo un'auto comunque un po' più rude, un po' più spartana, ma in realtà si vede appunto che la cura per l'Europa è stata fatta alla grande, soprattutto in termini di vita a bordo. Io mi ci trovo davvero alla grande, mi sento davvero coccolato da tutte queste chicche che ci sono, c'è l'impianto stereo Bang & Olufsen, l'Apple CarPlay, il clima funziona da Dio. Non mi sono mai trovato a parlare del clima in un mio video, però sono veramente rimasto impressionato in quanto a Milano in questi giorni ci sono 40 gradi, fa un caldo allucinante. L'altro giorno ho portato un mio amico a laurearsi e la sua auto preferita è appunto la Ford Mustang, il caso ha voluto che io ne avessi una e quindi l'ho portato con la Mustang, avevamo entrambi l'abito e ci sono appunto questi sedili che, come vi ho detto, esce l'aria fresca dai sedili, è stata fantastica. Mi aspettavo che la macchina fosse magari difficile da gestire in termini di dimensioni, perché comunque sono oltre 4,70 m di lunghezza, però comunque la visibilità è buona, quindi sono riuscito sempre a gestirla molto facilmente e in generale, per diciamo un po' chiudere il racconto della mia esperienza con la Ford Mustang, ragazzi, non mi dite che non vi piace quando passate tutta la gente vi guarda a bocca aperta, anzi guarda la macchina a bocca aperta. Sinceramente a me questo ha gasato tantissimo.